Non vanno a votare, danno spazio e forza ai nostri nemici mortali di sempre. Bravo. Che diventano sempre più forti. Però io sono stanco, molto stanco, veramente. E non è arroganza, non è presunto, solo pensate quello che volete, siete uomini liberi, però vi assicuro che né arroganza, né presunzione, né mania di protagonismo, non è niente di tutto questo, perché io da solo l'ho sempre detto in tutte le sedi, e tu mi sei testimone, da solo non faccio niente, non valgo niente, non vado da nessuna parte. Allora, Sergio Anghisano, bellissimo gesto stamattina quello della Federazione dei Movimenti di Base di non intestarsi gli auguri ma di farli insieme agli altri gruppi in un afflato comune senza cappello. Sì, è un momento importante, sono anni che lavoriamo all'Unione dei Movimenti, quindi non vogliamo prenderci assolutamente la paternità di questa cosa. Gli auguri sono per tutti quanti, ma sono fatti da tutti quanti, siamo insieme nella stessa battaglia. Al di là dell'aspetto ludico natalizio ci stanno due progetti importantissimi, il primo è sicuramente quello della realizzazione, la battaglia che stiamo conducendo per la realizzazione della macroregione autonoma meridionale, ma soprattutto stiamo lavorando per creare finalmente un polo meridionalista con una federazione finalmente unitaria di tutti i movimenti meridionalisti nella città di Napoli. Auguro per il 2019 innanzitutto è che Napoli possa veramente risorgere, alzare la testa, mentre noi stiamo parlando questa mattina Lombardia e Veneto stanno festeggiando l'ennesimo attentato alla stabilità del Mezzogiorno d'Italia prendendosi l'autonomia di Veneto e Lombardia appunto. È importante che si siano visti tutti quanti per cercare un minimo comune denominatore sul quale, grazie al quale collaborare, intendersi, coordinarsi. È uno sforzo evidentemente importante perché le sensibilità sono diverse, speriamo di poterlo poi concretizzare su un terreno di lavoro comune che è quello della raccolta delle firme per la macroregione autonoma del Sud quando ci sarà il referendum e evidentemente anche per mettere in campo un progetto politico serio di cui il Mezzogiorno in questo momento ha bisogno. Ma innanzitutto faccio i complimenti a Sergio Anghisano e alla Federazione Movimenti di Base per aver tolto il cappello da una manifestazione di salute e di incontro ed averla messa generosamente a disposizione di tutti i movimenti e a disposizione della nostra terra.